mortale in superstrada nel tragico schianto ha perso la vita Claudia Bersani, volto molto noto nel suo impegno nel sociale. Cavaglio, Cursolo, Falmenta, verso la fusione, a febbraio la delibera per chiedere alla regione un referendum. La minoranza di Bonianco ribadisce la richiesta di dimissioni del sindaco, denunciano mai coinvolti nelle decisioni. I carabinieri tornano a vigilare sulle acque del lago d'Orta, nei giorni scorsi rinnovata la convenzione fra i comuni e l'arma. Due studenti di VCO Formazione hanno vinto il concorso nazionale per scuole professionali di panificazione. Gol nel finale, il Gozzano conquista la quarta vittoria consecutiva, dilaga la Synergy con la Roma Empinese. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, lo avete sentito dai titoli, c'è molto cordoglio a Domodossola per la morte di Claudia Bersani, molto conosciuta non solo negli ambienti della Nova Coop, dove peraltro lei era impiegata, era molto attiva anche in ambito sociale. La salma ora è stata posta sotto sequestro, nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Sentiamo. Ancora sangue sulle strade del VCO. Ieri sera l'ultimo drammatico schianto lungo la superstrada dell'Ossola fra Villa e Domo, dove la carreggiata da quattro corsie scende a due. Già teatro di paurosi incidenti in passato e nonostante questo in attesa di interventi che possano rendere più sicura la viabilità in quel tratto maledetto. Ed è proprio qui che attorno alle 23 di ieri sera, le cause sono al vaglio degli agenti della Polizia Stradale Domese, due autovetture si sono scontrate frontalmente, una Toyota e una Jeep. Ha avuto la peggio la conducente del primo mezzo, quello diretto verso il capoluogo ossolano. La vittima si chiamava Claudia Bersani, aveva 59 anni, era persona molto conosciuta non solo in città, era responsabile dell'area politiche e sociali di Nova Coop, era lei il tramite per lo sviluppo di importanti progetti con le amministrazioni locali nel bacino compreso fra il VCO e il Biellese. I suoi modi gentili e il sorriso che dispensava senza avarizia sono stati catturati più volte anche dalle nostre telecamere nel corso di molteplici conferenze stampa, l'ultima in ordine di tempo solo ieri pomeriggio al Tecnoparco con la presentazione del progetto Scuole Cardioprotette. La superstrada nel tratto teatro dell'incidente ieri sera è stata chiusa per diverse ore di quel drammatico colpo. Oggi restano solo i segni a terra e il dolore di una famiglia distrutta nei suoi affetti. Claudia lascia infatti il marito Silvano De Regibus, anche lui persona molto conosciuta, per anni sindacalista nelle file della CGL ossolana e poi cuore pulsante dell'associazione parkinsoniani del VCO, e poi i figli Danilo e Andrea. La salma, ricomposta in nottata, si trova ora all'obitorio dell'ospedale Domese in attesa che nelle prossime ore venga eseguita l'autopsia. E la redazione, lo staff tecnico e la direzione di VCO Azzurra TV porge le sue condoglianze alla famiglia di Claudia Bersani. Noi ora voltiamo pagina, parliamo invece di politica, andiamo in Valle Cannobina. Cavaglio Spoccia, Falmenta e Cursolo Rasso si fonderanno presto in un'unica realtà amministrativa. Il via libera è arrivato questa mattina nel corso del convegno convocato all'UNECCO, illustrati i punti forti del progetto che mira a creare un'unica realtà amministrativa con all'attivo circa 500 abitanti. Resta fuori dalla fusione, almeno per il momento, il comune di Gurro. L'iter sarà avviato ufficialmente nelle prossime settimane, quando i consigli comunali dei tre comuni approveranno la delibera con cui chiedono alla Regione Piemonte di indire il referendum. Se, come è facile prevedere, i sì saranno maggioritari, allora si può ipotizzare che la fusione prenderà corpo già nel 2018. Dopo un breve commissariamento si terranno le elezioni. Già individuata la sede degli uffici amministrativi, l'UNECCO, il Palazzo Municipale di Cavaglio risulta essere il punto più baricentrico della valle. Individuati anche i criteri che dovranno essere alla base del futuro governo valligiano, la giunta infatti dovrà avere al suo interno rappresentanti di Falmenta, Cavaglio e Cursolo. Molteplici vantaggi per il nuovo ente, a cominciare da maggiori fondi da spendere nei prossimi anni. Per Luigi Milani, attuale sindaco di Falmenta, è un sogno che si realizza, è una data storica per tutti noi, ha detto questa mattina intervenendo al convegno. Solo due anni fa, in occasione delle amministrative, proprio Milani aveva lanciato il suo disperato appello. La fusione, aveva detto, è l'ultima spiaggia, mi candido, a patto che si lavori in questo senso.
Ancora la politica, mai coinvolti nelle decisioni, vittime di denigrazioni, ignorati in continuazione, trattati come se non ci fossero, nonostante rappresentino una fetta della popolazione bognanchese. La minoranza consiliare non ci sta e ribadisce la sua posizione, che la vede chiedere con insistenza le dimissioni del sindaco Remigio Mancini, ma anche criticare l'atteggiamento ostruzionistico del segretario comunale Dario Cerizza, ora in attesa della convocazione del Consiglio per discutere la richiesta di dimissioni appunto del primo cittadino. L'opposizione si è sfogata in una conferenza stampa convocata quest'oggi al Corona. A Domodossola. Avete chiesto le dimissioni del sindaco, non vi presentate in consiglio, c'è una situazione politico-amministrativa, direi proprio di non dialogo. Esatto, c'è una situazione difficile a cui noi abbiamo cercato per molto tempo di porre rimedio, di proporre la nostra collaborazione. Purtroppo seguono sempre promesse di coinvolgimento da parte del sindaco nei nostri riguardi mai mantenute. Purtroppo l'ultimo episodio del preconsiglio, che abbiamo avuto un incontro informale col sindaco, si è concluso con un rimando per un altro preconsiglio e invece ci è arrivata la convocazione di un consiglio comunale. Esiste una situazione che non tolleriamo più di mancato coinvolgimento e di trovarci le cose fatte prima ancora che esse siano di possibile discussione. Abbiamo avuto conoscenza dell'atto della vendita del Milano sempre per voce di popolo. Noi siamo consiglieri che rappresentiamo la popolazione, noi pretendiamo di essere coinvolti nell'amministrazione. Chiedete anche degli atti amministrativi che molto spesso non vi vengono dati. Ma sì, l'ultimo esempio, in settimana noi abbiamo chiesto agli uffici comunali degli atti, abbiamo chiesto svariata documentazione, non ci è stata fornita e abbiamo richiesto di questo spiegazioni telefoniche al segretario che ci ha negato ogni documentazione. Visita i siti dove dovrebbe sorgere la mega centrale di trasformazione di Terna in Ostola. L'appuntamento è per domenica mattina a Vogogne e Piedimulera, dove il comitato Salviamo il paesaggio Valdossola, che da tempo contrasta il progetto Interconnector Svizzera-Italia, ha organizzato una visita ai terreni candidati ad accogliere l'impianto di Terna. Il ritrovo alle 9:45 a Vogogne, al Motel Monterosa. Poi alle 10 i partecipanti si sposteranno in via Pastore, dietro il capannone grande dell'Ateco, alla rotonda dell'autolavaggio verso il Toce. Alle 11:30 il gruppo di partecipanti raggiungerà il capannone della ditta Beltrami nei prati che il comune di Piedimulera a suo tempo aveva vincolato per l'ospedale unico del Verbano Cusio-Ossola. Ci spostiamo nel Cusio perché anche nel prossimo triennio, dalla primavera all'autunno, i carabinieri saranno sulle acque del lago d'Orta per vigilare sulla sicurezza delle imbarcazioni, ma anche dei nuotatori. Rinnovata la convenzione per garantire la sicurezza dei naviganti sulle acque del lago d'Orta. L'atto è stato materialmente sottoscritto dal comandante provinciale dei carabinieri, il tenente colonnello Fabio Bellitto, e dal sindaco di Pella, Bruno Nicolazzi, in rappresentanza dei comuni del lago. La convenzione avrà durata triennale, dunque sino al 2019, e interesserà i comuni di Omegna, Orta San Giulio, Nonio, Gozzano, Pettenasco, San Maurizio d'Opaglio e Miasino. La vigilanza sarà operativa dal 15 aprile e sino al 15 ottobre di ogni anno. Alla testa dell'imbarcazione ci sarà personale specializzato nel servizio nautico dell'Arma dei Carabinieri, in forza nelle stazioni di Omegna e Verbania. Un servizio, quello prestato dai carabinieri, che ha dimostrato di essere gradito alla popolazione, peraltro non sono mancati i risultati nel corso del tempo. Dall'aprile 2014, data di partenza del servizio, sino allo scorso ottobre sono stati effettuati 428 controlli. Verifiche sono state compiute a carico di 1926 imbarcazioni, 10 invece sono state le barche soccorse, quelle recuperate 9. Le persone a cui i carabinieri hanno prestato aiuto sono state 14, le contravvenzioni elevate 96. Il servizio ha permesso anche di prestare assistenza nel corso di importanti manifestazioni sportive per un totale di 49 servizi effettuati, 23 sono invece quelli catalogati come servizi di ordine pubblico.
Ancora una coppia sorpresa a fare sesso in pieno giorno all'interno dell'area boschina lungo la A26 Voltri Gravellona. I due uomini non pare si siano per nulla preoccupati della via VAI di autovetture. A sorprenderli però è stato il passaggio di una pattuglia della polizia stradale. L'area di sosta della boschina pare essere nota in quanto area di ritrovo per scambisti. La scorsa estate poi una coppia di sposini trentenni era stata sorpresa anche in questo caso a fare sesso in pieno giorno. In quel caso la pattuglia mise fine all'amoreggiamento, scattò la denuncia per entrambi per atti osceni in luogo pubblico e una multa di 10.000 euro a testa. Formazione per l'uso del defibrillatore per gli studenti maggiorenni delle scuole del Verbano Cusiossola. Il progetto si chiama Scuole Cardioprotette ed è stato presentato ieri pomeriggio al Tecnoparco. Formazione all'uso del defibrillatore per i maturandi delle scuole superiori del VCO, diciottenni o prossimi alla maggiore età. Il progetto è stato presentato dagli Amici del Cuore e partirà a metà febbraio. Sarà il centro di formazione FEST di Torino a tenere le lezioni. In modo da avere in futuro degli adulti già formati a dei corsi BLSD. Con l'aiuto del provveditorato della nostra provincia abbiamo individuato istituti a Domodossola, a Verbania e a Domegna che parteciperanno a una formazione di almeno 300 studenti delle quarte e quinte classi che verranno quindi dotati di formazione BLSD con regolare patentino della Regione Piemonte. A rotazione saranno coinvolte tutte le scuole superiori locali. La formazione durerà per almeno 5 anni. L'80% di questi istituti ha già un defibrillatore. 5 nuovi sono stati donati da privati, associazioni e club locali di servizio e andranno a coprire le scuole sprovviste. In conferenza stampa la donazione di un apparecchio al Fobelli di Crodo. Questa nuova iniziativa arriva dopo l'attività di sensibilizzazione già avviata per i ragazzi più giovani delle seconde e terze classi dagli Amici del Cuore sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Nell'ambito del progetto anche l'evento Cardio Chef e il ritorno dello spettacolo del cuore per gli studenti al Teatro Maggiore di Verbania il 28 aprile con replica serale per tutto il pubblico. Un nuovo parco giochi e non solo per gli abitanti di Dormelletto. Allora insieme alla sindaco Lorena Vedovato facciamo il punto al microfono di Franco Filippetti. Opere pubbliche in corso a Dormelletto per questo 2017. Quali sono le principali? Le principali riguardano il parco giochi per i bambini. È stato fatto proprio una sorta di piccolo referendum tra la popolazione delle mamme e dei papà, perché dovevano essere loro a scegliere la location, perché poi saranno i maggiori usufruitori insieme ai bimbi. E quindi è stato scelto il via Monteleone, dove sono stati donati 2000 metri quadrati grazie a un PEC, un piano esecutivo convenzionato con il comune, e lì verrà fatta un'area di socializzazione per le mamme. Poi verranno fatte diverse aree gioco per i bambini e verrà fatta anche una piccola porzione dedicata agli orti, quindi i nostri piccoli, grazie a un ex professore della Cavallini, il signor Bartucciotto, potranno imparare l'arte, diciamo, di coltivare i frutti della terra. Avete sistemato anche il parcheggio della stazione sulla Milano Domodossola? Assolutamente sì, è un gesto di grande civiltà, perché la stazione di Dormelletto è utilizzata non soltanto d'estate ma anche in tutto il periodo dell'anno, e questo è stato possibile grazie a un'attività che sta venendo sul territorio. Non aveva a sufficienza parcheggi e quindi cosa è successo? Hanno praticamente monetizzato il costo dei parcheggi. Grazie a questa monetizzazione le risorse economiche che per le devono essere distribuite proprio per l'utilizzo di parcheggi sono state destinate per rifare il parcheggio della stazione. Altre opere le avete nel quartiere a confine con Arona? Assolutamente sì, è uno dei quartieri più popolati a livello antropico, è quello di via Garibaldi, via Riviera, e c'è un marciapiede che non è assolutamente a norma, sia per la stabilità sia per la larghezza. Adesso verrà messo a norma, però visto che ci siamo e rimarrà lì per altri 100 fischi anni, insomma, vogliamo farlo anche bello, quindi verrà fatto in porfido, in granito, quindi che va proprio a integrarsi ancora meglio in un habitat naturale come quello della riserva dei Canneti, che proprio si affaccia lungo questi condomini.
Sono due studenti della Verbano Cusiossola, per l'esattezza frequentano la scuola VCO Formazione, i ragazzi che hanno vinto il concorso nazionale destinato alle scuole professionali per panificatori che nei giorni scorsi si è svolto a Rimini. Sentiamo Vincenzo Amato. C'è il pane Wasser, c'è il pane allo zafferano, ci sono le cupole al rosmarino, ci sono le dolci che sono tipiche del nostro territorio. Beh, insomma, non è un caso che siamo qui con questi pani davanti, perché questi due ragazzi hanno vinto il campionato italiano dei panificatori. E da dove potevano provenire questi ragazzi se non da VCO Formazione? Così è. Beh, una bella soddisfazione per voi, Presidente. È una grande soddisfazione. Si trattava appunto di un concorso nazionale fatto per le scuole professionali di questo settore ed è per noi un grande orgoglio vedere che VCO Formazione ha vinto. Ma è stato faticoso, perché mi hanno detto che siete stati lì ben 4 giorni. Sì, è stato faticoso, ma più che altro con le prove che abbiamo fatto eravamo sicuri del nostro risultato. Veronica, tu invece che cos'è che hai fatto e cos'è che ti piace di più di quello che hai preparato? Io spero i dolci. Sì, io ho fatto la cupola al rosmarino e la torta antichi sapori. Ma perché hai scelto di fare questa professione, di fare questa scuola? Mi è sempre piaciuta anche da piccola, assieme alla mamma, facevo sempre i dolci. Preparare questi ragazzi, professore, non è stata un'impresa facile, soprattutto quando si va ad una competizione come quella? Dal mese di primi di ottobre che abbiamo iniziato, è stata dura, ma anche loro ci hanno messo tanti sacrifici. Come li preparate questi ragazzi? Allora, naturalmente l'attenzione nostra è quella di far crescere i ragazzi che frequentano i nostri corsi di base, crescere professionalmente con competenze spendibili sul mercato, e questa è una prova evidente della loro professionalità, che naturalmente dovrà essere ancora una volta così rinforzata, e in modo tale che possano veramente diventare dei veri e propri professionisti nel momento in cui si affacciano al mercato del lavoro. C'è spazio oggi sul mercato, magari le tecnologie che avanzano, per questo tipo di professione? Ma certo, direi che il mercato del lavoro richiede sempre una maggior professionalità da parte di chi si approccia a questo lavoro. L'affermarsi in questo concorso, diciamo che dimostra anche l'alto livello di professionalità acquisito dalla nostra scuola e di riflesso anche dei nostri allievi. Ed ora in Valle Anzasca vi portiamo a Bagnanzino per la presentazione di quella che è la Festa del Miracolo. Cade domenica 29 gennaio in Valle Anzasca la Festa del Primo Miracolo, una ricorrenza che ogni anno viene ricordata ad Anzino. La tradizione risale al 1669, quando da Roma arrivò ad Anzino, portato sulle spalle degli emigranti, il quadro miracoloso di Sant'Antonio da Padova. Un lungo viaggio che durò un mese circa. Si racconta che l'effigie del santo apparisse e scomparisse a seconda dei passaggi doganali e delle difficoltà incontrate lungo il percorso. Il quadro venne esposto ad Anzino e questa devozione viene sempre tramandata da allora. Domenica 29 sarà celebrata una messa alle 10:30 in suffragio degli anzinesi decenuti, gli stessi che nel 1973 portarono sulle spalle la croce sul Monte Scarpignano, dove un anno fa il gruppo Amici di Anzino ha installato dei pannelli solari che illuminano la croce di notte. Sarà anche ricordato Don Severino Cantonetti, che tanto si era prodigato per quell'evento. Oltre a lui sarà ricordato anche padre Olindo Maria Baldassa, già rettore della Basilica di Sant'Antonio a Padova, deceduto l'anno scorso durante la festa di fine gennaio alla quale partecipò per più di 30 anni. Al pomeriggio i vespri solenni e la processione con la statua del santo seguita dall'incanto delle offerte. Ora invece l'appuntamento del sabato con la ricetta dello chef Danilo Bortolin del ristorante La Beola del Grand Hotel Majestic di Pallanza. Sentiamo cosa ci propone. Bentrovati, sono Danilo Bortolin, lo chef del ristorante La Beola del Grand Hotel Majestic di Pallanza. Siamo qui a Domodossola, ospiti di FTL Domus 3000, e vi presentiamo i gnocchi di patate di montagna arrostiti su crema di grasso d'alpe e funghi pioppini. Gli ingredienti per la ricetta sono delle patate di montagna, un uovo, farina 00, noce moscata, erbe aromatiche, burro, funghi pioppini, un grasso d'alpe, in questo caso una toma della Valformazza, della crema di latte e del pepe.
Cominciamo con la realizzazione degli gnocchi. Io ho fatto cuocere a vapore le patate di montagna, in questo caso delle patate della Val di Vedro. Mettiamo un po' di farina sul tagliere. Nella farina andiamo a mettere un po' di sale e della noce moscata. Più o meno il rapporto è dai 250 ai 300 grammi di farina per ogni chilo di patate. Ancora da calde, le prendo, taglio semplicemente a metà e metto la parte del taglio nella parte bassa dello schiacciapatate e vado a schiacciarle direttamente sulla farina. La mia buccia mi resterà. Messe le nostre patate, vado ad aggiungere un tuorlo d'uovo, solo la parte del tuorlo, e la restante farina. Vado adesso ad impastare i gnocchi. Benissimo, adesso che il nostro impasto è pronto, realizziamo gli gnocchi, ma invece di fare dei tradizionali gnocchi, li facciamo un pochettino più grossi. Li lavoriamo con il meno possibile di farina aggiunta, facciamo dei salamotti e andiamo a tagliare della grandezza più o meno di una castagna. Con questo apposito strumento o con una forchetta se non l'avessimo, li andiamo a rigare. Procediamo con la realizzazione della fonduta di Grasso d'Alpe. Io ho ricreato un bagnomaria, quindi dell'acqua bollente con una boule d'acciaio sopra. Vado a mettere un po' di crema di latte, vado a mettere il mio formaggio d'alpeggio. Delicatamente lasciamo sobbollire l'acqua sotto il bagnomaria e andiamo a fondere il nostro formaggio. Pochi minuti e la nostra fonduta è sciolta e la conserviamo qua in caldo nel bagnomaria e andiamo a cuocere ed arrostire gli gnocchi. Io qua ho già un'acqua che bolle, la vado a salare leggermente e vado a tuffarvi gli gnocchi. Tanto che i nostri gnocchi cuociono, vado a scaldare una padella antiaderente e ci aggiungo del burro. Lo profumiamo con della salvia, del rosmarino e ad aggiungiamo i nostri funghi pioppini. Lasciamo cuocere qualche secondo, un pochettino di sale. Intanto i nostri gnocchi sono venuti a galla, li scoliamo bene bene dall'acqua e andiamo a metterli nella stessa padella con il burro. Lasciamo che si arrostiscano leggermente e facciano una piccola crosticina, di modo che noi avremo uno gnocco morbido all'interno con una parte croccante all'esterno. Prendo la mia fonduta di formaggio che ho mantenuto in caldo, vado a metterla abbondante nel piatto ed ora vado ad aggiungere i gnocchi con i funghi. Finiamo con una grattata di pepe. I nostri gnocchi di patate arrostiti con crema di formaggi e funghi pioppini sono pronti. Ringraziamo ancora FTL Domus 3000 per l'ospitalità. Arrivederci a tutti. Non resta che dire buon appetito, noi invece parliamo allo sport, il calcio in apertura continua la risalita del Gozzano che oggi nell'anticipo ha battuto per 1-0 il Casale. Quarto successo consecutivo per il Gozzano che piega nel finale 1-0 un ordinato Casale e continua la sua scalata verso le posizioni nobili della classifica. Una partita che non ha regalato grandi spunti di cronaca. Al nono del primo tempo, punizione di Rebolini da posizione centrale, palla fuori di poco con Gilli in controllo. Al 17esimo, prime proteste del Gozzano, bello scambio, Testardi, Aperi, spallata energica di Cintoia, ai suoi danni potevano forse starci gli estremi dei calci di rigore. Al 19esimo ancora proteste rosso-blu per un presunto tocco di mano da parte di un giocatore del Casale. Al 42esimo vicinissimo al vantaggio il Gozzano, schema su punizione, destro a giro di Segato e palla che sbatte contro il palo con Carlucci decisamente in ritardo. Nella ripresa brividi per il rosso-blu al 17esimo quando sul calcio d'angolo di Rebolini Villanova stacca ma la palla termina tra le braccia di Gilli. Al 31esimo solamente la traversa nega la gioia del gol a Mazzucco, sta affidata dai 30 metri, Gilli non può arrivarci ma questa volta la fortuna dà una mano alla squadra di Gardano. Al 41esimo l'episodio che decide il match, tiro dalla distanza di Segato, papera di Carlucci che si lascia sfuggire la sfera, Gulin entrato da una decina di minuti si ritrova la palla tra i piedi e la scaraventa in rete facendo esplodere la festa del Gozzano. Nel finale gli ospiti terminano in 10, al 44esimo infatti viene espulso Principe, entrato da 30 secondi per un brutto fallo da dietro. In promozione disco verde per la Synergy che ha schiantato 4-1 la Romentinese.
Importante vittoria in chiave salvezza per la Synergy Verbania, che regola 4-1 la Romentinese. Andiamo a vedere le reti che hanno caratterizzato la partita. Dopo 4 minuti la compagine di Tonati passa in vantaggio, una bella iniziativa di Valci che gioca la palla dietro, dove arriva Ferrari che dal dischetto del rigore con il piatto mette in rete. Arriva il raddoppio della Synergy Verbania al minuto 13 con un cross di Schirru e con la deviazione del difensore con il numero 6 Martini, che mette la palla alle spalle del proprio portiere. Arriva anche il 3-0 per la Synergy Verbania con una bella azione di squadra, con il pallone che Schirru dà ad Alberti Vedetti. Alberti Vedetti lo mette sul primo palo, dove arriva Fioretti con l'impatto che vale il 3-0. Arriva anche la quarta rete al 35esimo ed è una punizione di Brunetti con il classico due passi sopra la barriera, mette la palla in rete per il poker della Synergy Verbania. Nella ripresa arriva la rete della Romentinese che accorcia le distanze, viene concesso un rigore per un fallo di mano di Ferrari in area, con Domenico Mara che si presenta dal dischetto, angola la conclusione, mette la palla in rete. Verrà concesso un secondo rigore alla Romentinese con ancora Domenico Mara che si presenta al tiro, ma questa volta Fabriani riesce a parare la conclusione. Nel recupero viene espulso Natoni. Vince 4-1 la Synergy Verbania contro la Romentinese. È veramente tutto, io mi fermo qui, vi ricordo però che tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul nostro sito tuttonotizie.info. Grazie per aver scelto la nostra informazione, come sempre vi lascio i programmi della rete, buon proseguimento.